Noi vogliamo che, cioè, come tutte le protezioni civili, loro abbiano tutto quello che serva per la previsione, per la prevenzione e per il soccorso qui all'interno della città. Previsione per tutti i rischi che noi abbiamo, prevenzione per prevenire appunto tutto quello che potrebbe succedere e poi devono essere preparati per soccorrere qualunque emergenza possa esserci. Perciò abbiamo fatto un altro corso, proprio perché vogliamo che i nostri ragazzi, anche se volontari, siano dei professionisti e sappiano intervenire in qualunque situazione. Noi siamo attivi dal 1989, anche se io ho ereditato la guida di questo nucleo, mi onoro di guidarlo da 5 anni. Gli obiettivi che la protezione civile a livello nazionale, quindi anche qui da noi a Santa Anastasia, si prefigge sono quelli soprattutto di previsione, di prevenzione, di soccorso e superamento dell'emergenza. Il nucleo comunale di Santa Anastasia è specializzato nella prevenzione, quindi nella diffusione delle norme e della cultura della protezione civile alla propria cittadinanza e nel soccorso. Abbiamo molte specializzazioni di soccorso, soprattutto soccorso con mezzi e tecniche speciali, ma anche soccorsi e assistenza alla popolazione. Abbiamo partecipato negli anni a tutte le emergenze nazionali e anche ad emergenze internazionali. Proprio in questo momento siamo stati attivati dalla Regione Campania, quindi dalla colonna mobile per l'Emilia. Ovviamente le partenze avverranno a scaglioni, non è arrivato ancora il nostro turno, ma noi siamo pronti con operatori volontari, ma anche con tecnici specializzati, geologi, ingegneri, quindi siamo pronti a dare il nostro aiuto qualora gli enti preposti ce lo chiedano. Abbiamo iniziato questo nuovo percorso formativo di circa 3 mesi e abbiamo portato gli operatori a un livello abbastanza notevole perché si sono visti anche cimentare in determinate operazioni di soccorso, di prevenzione e soprattutto di attività operativa proprio di protezione civile. Quindi questo percorso formativo è sicuramente importante per contribuire a quella che è la coscienza civile e quindi è la base di ogni cittadino e di ogni persona. Per me è importante essere qui a salutare i ragazzi, sono anche un po', voglio dire, emozionato perché è una storia che è partita da lontano, dall'88, e forse se io oggi ho la divisa addosso non faccio pure io il delinquente come qualche mio purtroppo vecchio amico, forse proprio grazie alla protezione civile e ai pionieri della Croce Rossa che hanno saputo dimostrare praticamente come si può collaborare, perché noi abbiamo 2 strutture pubbliche, una locale e una nazionale, perché la Croce Rossa è un'associazione, ente di diritto pubblico. La stessa cosa il nucleo comunale, uno dei pochi nuclei di protezione civile composto esclusivamente da volontari, ma che sono una diretta, sono una costola del comune. Loro hanno dimostrato che si può collaborare insieme, formandosi, non facendo una cosa non tanto per farla, e dimostrando che fare il volontario nel nucleo comunale protezione civile è stato uno dei primi, forse uno dei valori ai quali ci siamo ispirati, era che non era importante farlo, tanto per farlo, ma farlo bene. Tanto oggi mi ritengo, sono sicuro che far parte del nucleo comunale protezione civile di Santa Anastasia, di cui mi onoro essere un cittadino, non è semplicemente appartenere a un gruppo, ma è un modo di vivere. Un modo di vivere che segna sicuramente la vita di ognuno di noi. La mia l'ha segnata sicuramente. E quindi sono contento di essere qui. Eppure che mi stai intervistando tu, che sei un vecchio amico che ha fatto parte di questo gruppo. Grazie. Obiettivamente è vero, noi siamo inizio i responsabili di questo nucleo di volontari. Sono di volontari, però devo dire che diciamo, il gran lavoro, la grossa parte del lavoro lo fanno loro, dire, e se io ho aperto gli occhi verso questo mondo, devo confessare che è stato soprattutto e all'inizio per mezzo, insomma, per tramite Nando e Simone. Poi ho conosciuto Carmine, ho conosciuto tutti i ragazzi, veramente è un mondo che non conoscevo e credo che come me non lo conoscano parecchie persone, soprattutto la cosa appunto che probabilmente non conoscono questo mondo anche parecchi amministratori, il che diciamo un po' questa cosa diventa un po' negativa per le cose che diceva lui.
Luigi, ma che, insomma, che sapete anche voi, perché oggi mettere attenzione su questo segmento, su questo comparto, ma su questa parte, io dico di società che siete voi, dire che io condivido appieno quello che l'affermazione del comandante Maiello, come diceva, noi siamo persone che hanno un senso della vita e il nostro impegno è uno stile di vita, no? Questa è la cosa fondamentale secondo me di questo gruppo, e molti amministratori, molti cittadini vorrebbero questo, non lo capiscono, no? Io credo che parecchi pensano persino che voi ci guadagnate qualcosa, cioè, che spesso poi purtroppo avendo a che fare con un'utenza e con un contesto ambientale come il nostro, come quello della regione Campania, della provincia di Napoli, ma anche Santa Anastasia, anche se Santa Anastasia è un po' diverso perché voi insomma vi siete cimentati dentro a un ambiente per tanto tempo e avete avuto un rapporto attivo con la popolazione, per cui vi riconoscono per quello che siete, perlomeno per i 2 anni di esperienza che ho fatto io. Io vi auguro solamente, diciamo, che proseguo il vostro percorso di vita, non perdiate questo modo di vivere la vita, indipendentemente da quello che fate, diciamo, indipendentemente da quello che farete, però non perdete i principi che oggi vi inducono a comportarvi in un certo modo, perché se non li perderete probabilmente siamo riusciti a far cambiare qualcosa nella nostra società. Siamo qui quest'oggi per la consegna degli attestati del corso di reclutamento e di addestramento dei volontari di protezione civile che si è tenuto nei mesi scorsi a Santa Anastasia. Che dire, siamo tutti molto contenti di essere giunti al termine di questa avventura meravigliosa, straordinaria, grazie veramente all'apporto di questi ragazzi che sono stati meravigliosi, passionali, pieni e comunque di spirito di appartenenza e di senso del dovere. Noi ci auguriamo che giorno dopo giorno possa crescere dentro di loro questo spirito di appartenenza, perché Santa Anastasia, le forze dell'ordine, l'amministrazione, la collettività ha bisogno di loro per andare avanti, e questo lo sta dimostrando soprattutto ciò che sta accadendo in Emilia negli ultimi giorni, dove senza i volontari e senza l'apporto di questi angeli sarebbe impossibile andare avanti. Grazie. Giurate di essere fedeli alla Repubblica Italiana e alla sua Costituzione, di osservare realmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatevi con coscienza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse. Lo giurate voi? Lo giuro. Thank you.
persone diverse, diverse pizze. Ma nel cuore di ognuno la stessa passione. Donare un sorriso a chi soffre, chi muore, sostenerlo con capaci di cose meravigliose. Salvare una vita in ogni modo, non badando nel tempo e non al luogo, ma cercando di dare sempre il meglio per il cuore, donando vero amore, persone che sembrano angeli bianchi. E donano tanto e non sono mai stanco. Sono piccole gocce di un immenso mare, capaci di tutto e di far sperare che il nostro domani sia sempre migliore. La speranza non muore. Volontariato vuol dire ogni giorno dare una mano a chi ha bisogno. È un amore profondo da seminare e raccogliere in cambio anche odio e rancore, ma cercando di dare sempre il meglio col cuore. Thank you.